On the road. Ci servirà una strada gigante. Questo è l'acceleratore e quello è il freno. Grazie, Cody. Ad ogni modo ho i pedali anch'io. Tu sai con che cosa sta giocando Cade? Con il GPS. Programmo l'appuntamento con Ailey per domani. Faremo un picnic. Cosa c'è di più romantico di un pranzo in riva al fiume, eh? Prepariamoci a partire. Allacciati le cinture, Itwe. Guarderemo il tramonto su Mount Griffin. È meglio portare una coperta. Ehi, Don Giovanni, possiamo partire adesso? Certo, quando vuoi. Non ci credo che questa è la prima lezione di guida di Heatwave. Probabilmente Cade è un bravo istruttore. No, ti prego, rallenta! Rilassati, sono anch'io un automezzo, ricordi? Attenzione, squadra, sono all'inseguimento di un veicolo in Old Canyon Road. Chiunque si trovi in zona, si precipiti a darmi una mano. No! Oh no! Papà!
Vieni fuori, cittadino, e consegnati nelle mani rigide ma giuste della legge. Mi sta venendo da... Deduco che la nostra lezione di guida sia finita. Oh sì! Blades, sei piuttosto bravo, lo sai. Sono grande e grasso, però l'agilità non mi manca. Ehi, Frankie, vado in bicicletta fino al museo, vieni con me. Mi spiace, Cody, non posso. Magari più tardi, dopo il livello 12. Come vuoi. Sì! Vai, Blaze! Il fante prende la guardia. E l'arciere prende il fante. Che cosa? Wow! Come si chiama quello? Il nome cybertroniano è praticamente intraducibile. Direi che potremmo chiamarlo Chase vince sempre. Posso giocare? Al momento è programmato per 2 giocatori soltanto. Potresti parlare con Doc Green. Lui e Frankie ci hanno assistiti nella costruzione. Giusto, puoi farlo, dal momento che non dobbiamo più fingere con loro. Cosa dite? Ci possiamo vedere più tardi? Chase, prova a battermi, se ci riesci. Sì, grandioso. Prova ancora, papà! Heatwave non deve più avvicinarsi a questo coso. Ciao, Boulder. Doc? E quello cos'è? Io e Doc stiamo facendo qualche esperimento. C'è da lavorarci. Da quando Boulder ha deciso di condividere con me la tecnologia di Cybertron, mi vengono continuamente idee. Oltre agli aggiornamenti per la vostra base, mi sono venute... 43 nuovissime ispirazioni. No, è 44 se includiamo anche il conta ispirazioni. Digli dell'acceleratore a vuoto. Questo involucro accelera il processo naturale dell'oscillazione submolecolare. E così la massa fisica può superare le leggi dello spazio? Io ho capito solo la parola involucro. Ora ti faccio vedere. Dunque, ci serve un soggetto di prova. Ah, eccolo. Si preme sul telecomando e poi... Ehi, dov'è la cassetta degli attrezzi? È stata teletrasportata. È davvero forte! Quell'aggeggio può teletrasportare tutto, da qualunque parte. In teoria, sì. Bene, e in teoria dove ha portato la cassetta degli attrezzi, Doc? Non sappiamo con precisione dove finiscano gli oggetti teletrasportati. Ah, ma possiamo farli tornare indietro. Cioè, forse possiamo farli tornare indietro. L'oggetto di prova finora è sempre tornato. Qualcosa deve aver alterato il meccanismo. Ma cosa è cambiato? Cody, vieni a vedere. Ho installato il centro di comando, è uguale a quello della base. Ho caricato tutto quanto. E sembra che stia già funzionando. Qui centro emergenze. Occorre il vostro intervento. C'è un ragazzo in pericolo. La vediamo, signor Whittaker. Mando immediatamente qualcuno. Papà, un parapendio è rimasto impigliato sul faro. Bisogna intervenire. Tutti nella rimessa, presto. Autobot, hanno bisogno di noi. Signor Whittaker, secondo il GPS, i soccorsi arriveranno tra 2 minuti. Una cassetta degli attrezzi nuova si può comprare, ma un teletrasporto nuovo è decisamente molto più difficile da rifare. Papà, hai visto? Che scoperta magnifica! Il dispositivo può teletrasportare anche oggetti di grandi dimensioni. Ho paura che all'interno di quell'oggetto di grandi dimensioni ci fosse anche Cody. Oh, caspita. Sì, pronto. Cody, dove sei? Sull'unità mobile.
Oh? Ehi, ma sono sul fiume! Su quale sponda? Sono nel mezzo del fiume! Cody, vedi forse il teletrasporto? Deve essere lì da qualche parte! L'ho trovato! Papà dice che c'è un pulsante di reset. Prova a premerlo. Non succede niente. Cosa faccio? Tranquillo, arriviamo. Forse il telecomando funzionerà quando saremo vicini. Nel frattempo, Cody, cerca di pensare positivo. Accidenti! Ehi, ma quello laggiù è Taylor. L'abbiamo aiutata ad atterrare, ricordi? Non dimentico mai una missione, ma non sapevo che si chiamasse Taylor. Tu invece come fai a saperlo? Beh, ecco, sta attento agli altri velivoli, Blades. Quali altri velivoli? Senti, abbassa il verricello, ok? E io cosa dovrei fare, Kate? Niente, non c'è bisogno che faccia sempre tutto tu. Dove hai detto che sei? Ok, arriviamo. Non cercare di venirne fuori da solo. Il teletrasporto ha spedito Cody in mezzo al fiume. Ha detto che tu puoi spiegare, Boulder. Dunque, praticamente l'involucro fa oscillare le molecole a livello subatomico e quindi... Più tardi, modalità veicolo. Anche tu, Chase. Kate, Heatwave resta con te. Sì, come se potesse fare qualcosa. Forse ti sei scordato che ho anch'io la trasmittente. Ok, allora vieni con noi. Andiamo, squadra! Cade, ci avviciniamo il più possibile, ma tu cerca di fare attenzione, ok? Come sempre! Questa volta di più! Perché il ragazzo appeso si chiama Taylor! Blades, non ti lubrifico più la scatola del cambio. Cade, riesci a sentirmi? Ciao, Taylor, giusto? Posso dire una cosa? Questo sport non mi piace per niente! Ma dove sono? Non li vedo più! Se hai voglia di riprovare questo sport che non ti piace, ti dovrò insegnare ad atterrare. Amico, se tu eviterai di sbattere contro il faro, non avrò bisogno di imparare. Che male! Ti sei slogato la caviglia. Non credo proprio che tu possa camminare. Bene, adesso sei anche un dottore. Sto studiando per diventare paramedico. Che bravo. Ehi, no, accidenti. Dov'è la ricetrasmittente? Beh, ripensandoci, è meglio che provi a camminare. Non mi serve il tuo aiuto. Papà, che guaio! Il teletrasporto non risponde al telecomando. Credo che ci sia un segnale più potente che annulla il nostro. Dovremmo provare a potenziarlo. Non occorre, Doc. Andiamo noi a prendere l'unità mobile. Cody, va tutto bene? Sì, ma... forse avrei fatto meglio a portare il costume da bagno. Papà, ci sei? Si tratta di Cade, si è perso da qualche parte in montagna con Taylor. Ma così quello spaccone non è stato capace di cavarsela da solo. Il parapendio li ha trascinati via tutti e due. Li stiamo cercando. Ma anche se li trovassimo, il bosco è fitto e non potrei atterrare. Recuperiamo Cody e troviamoci alla Old Canyon Road per cominciare le ricerche. Ehi, Cody! Aggrappati a qualcosa! Attento! No! Cerca di venire verso di me, Cody! No! Cosa? Cody! Sono spariti tutti! E ora dove saranno finiti? No!
finisce male! In questi momenti vorrei non esistesse la legge di gravità! Avevo voglia di stare in vostra compagnia, ma non di certo in questo strano modo. Un lato positivo c'è. Non è sempre facile vedere un panorama così. Io preferirei non vederlo. Mayday! Oppure anche SOS! Non è un'esercitazione! Aiutami, mamma! Sono le frasi terrestri per chiedere aiuto. Sapete dirmi dove siete? Siamo in una posizione molto precaria in cima a Mount Griffin. E stiamo per precipitare, papà! Sto arrivando, Cody! Secondo te questa cosa funziona? È meglio restare quassù piuttosto che scappare. Io fossi in te affronterei l'orso. Senti, grazie per avermi salvato, ma potresti cercare di essere un po' più simpatico. Mi spiace. Mia sorella ha preso tutto il fascino di famiglia. Eh sì, è bellissima. Accidenti! Questo non piacerà, Cade. Blades! Sono felice di vederti! Spero solo di avere abbastanza forza per portarmi via! Il teletrasporto! Scendiamo troppo in fretta, devi rallentare! Pensavo che non ti avrei mai sentito dire così! Si può sapere che aggeggio è mai questo? Oh, si tratta di un tele... Davvero divertente. Così va molto meglio. Sapete, questa unità mobile è troppo mobile per i miei gusti. Cody! Ah, fratellino. Ah, questo coso è un portaguai. Ehi, ci era voluto un sacco per costruirlo. Evidentemente, non abbastanza. Ora basta fare i turisti. Andiamo a cercare Cade. No, aspetta un momento. Con questo coso? Scordatelo. Cade e Taylor sono finiti chissà dove in un bosco. Blades non può atterrare. Quest'affare non può entrare. Peccato non poter più teletrasportarci. Ma anche se sapessimo dove è Cade, non ci sarebbe modo di conoscere la destinazione finale. Prima il fiume, poi la montagna. E adesso siamo finiti in un cinema all'aperto. Le destinazioni del teletrasporto sono casuali. Fermi, non sono casuali. Senti, Cody, puoi richiamare il GPS del centro di comando da qui? Ma certo. Sono tutti i posti in cui Cade voleva portare Ailey. Li ha programmati qui per impostare il percorso. È incredibile! Veramente ascolti quello che dice Cade? Non ti azzardare a dirglielo. Quando il centro di comando è andato online, ha assunto il controllo del teletrasporto. Per cui se stabiliamo le coordinate attuali di Cade... E di Taylor... A quel punto sarà sufficiente impostarle nel GPS e teletrasportarci. Peccato che... Già. Psst,
Si può sapere quanto l'hai tirato lontano? Molto. Sono stato il miglior lanciatore per 3 anni di seguito. Papà! Cody! Quando hai fatto la tua chiamata eravamo vicini a Mount Griffin. Ah, è davvero difficile starvi appresso. E mentre venivamo qui, guardate un po'. Questo ha colpito il furgone, per cui deve essersi teletrasportato da solo. Ecco, più o meno. Glielo spiego più tardi. Avete mai avuto la sensazione di essere rimasti indietro? Io mi sento indietro di secoli. Credo che stia dicendo che vorrebbe mangiarci. Allora, mandiamolo in un altro ristorante. Niente male. Mia sorella non si sbagliava su di te. Davvero? Danny sa chi sono? Che cosa ha detto di me? Cade! Cade, rispondi! Cade, sono io! Niente da fare, non risponde. Vediamo se la rice trasmittente emette segnali. Trovato! Heatwave, sto inserendo le coordinate di Cade nel GPS. Cinture! Come facciamo a determinare con precisione quando è il momento? Ah! Caviglia slogata. Oh, sì, certo, sono... cioè... D'accordo. Dai, invitala ad uscire. Sì. Fortunatamente, alla fine, le famiglie si riuniscono sempre. Portaci a casa. Siete tutti pronti? Prontissimi! Affermativo! Ci siamo? Sì! Su, andiamo! Tutti pronti? Sì! Ehi, mi è venuta un'altra ispirazione! E con questa sono 45! Non so se sia il caso di contare il teletrasporto, papà! Già, è leggermente... imprevedibile!